Potremmo iniziare meglio? Vabbè, questo è un picco. È l'unico buggettino, anzi, è l'unico glitchottino. Vai, prendiamo qualche altra missione, magari di Judy. Però io mi avvicino qua. Aspetto se mi chiama qualcuno. Se non mi chiama, prendo un'altra missione a cazzo. Eh sì, facciamo un po' di. Perché, cioè, la storyline di Judy, guarda che bella la luce qua, però. A che stavamo? Vabbè, comunque, 5. Ehi, ten cuidado. Mi piace la mia mossa di karate. Ma sei sceso in volo? Sono sceso in volo. 7. Dai dubbi. Prego, Salima. Stai chiamando Judy. Ehi, Judy. Come stai? Allora, cosa pensi? Porca puttana. Il locale delle Mox, Ilizis Bar, una volta era un bordello. I Tiger Claws hanno ucciso. Scusa, devo prego, proprio andare. Sali in macchina. Ok. È successo. Non so cosa ho fatto. Ho parlato con Elizabeth, mia moglie. Ciao Elizabeth. Ma l'abbiamo fatta. Allora, questa. Cosa posso fare per voi? Ma quanto cazzo siamo andati indietro le missioni, oh? In ogni caso abbiamo l'attacco di quel cyber psicopatico su BD. No! Capo della ha detto BD! Mario, che meccanica di merda. Che meccanica di merda. Però io ho la tecnica, non ti preoccupare, Maria. Questa meccanica fa così schifo che è seconda solo alla meccanica slot machine di Final Fantasy VII Crisis Core. Ok, rieccomi. E anche il mio cervello. Il locale delle Mox, si parlano solo. Una volta era un bordello. I Tiger Claws hanno ucciso una ragazza di troppo. La gente si è partita la missione di Judy contemporaneamente. È partita la missione di Judy mentre guardi la Brain Dance di un'altra missione. Sicuro? Vabbè, meglio, no? Dei nostri. Ma non lo so se è meglio, però non è normale che si accavallino le missioni in un gioco. Mi spiego meglio. No, ragazzi, a noi non è mai successo, vi si è corrotto qualcosa. Certo che si è corrotto qualcosa. Diciamo solo che un gioco non si dovrebbe corrompere, non a sto livello. Comunque, raga, 4. Uno perché la Brain Dance è una rottura di coglione, due perché in un gioco non si dovrebbero accavallare due missioni con i dialoghi accavallati, puttana Eva. Mettiti sulla macchina, ti ricordi sta parte? Ah, ok. Mi piace un sacco sta parte. Quante volte l'abbiamo fatto? Abbiamo una seconda possibilità di... Dove andiamo? Dipende da loro. Aspetta! Vabbè, chiudiamo la missione. Quindi mo Judy che cazzo vuole fare? Vuole indagare sulla morte di Evelyn? Perché mentre lei parlava io ero tutto intento a capire che cazzo stesse succedendo. Succedevano 10 cose insieme, quindi... Ehi, hey, Bill, grazie di essere qui. Parlare con Mike è come... Sono pronto, andiamo, sono nato pronto. Guarda, mi metto... Però leggiamo qualcosa di sta missione. Praticamente dobbiamo andare con lei e guardargli le spalle. Non lo sa dove si direbbe che tu sia già passata di qui. Una volta. L'ho fatto, qualche volta. Un gioco da ragazzi. Va bene, smettila di flexare. Jody Alvarez, ti direi che è un piacere vederti, ma non è da me mentire. Se fanno questa cosa fatta bene, adesso si siedono tutti intorno al tavolo e parlano. E non no, mi non ci sono sedi. Bravo. Questo lo sai. Sì, e scommetto che so anche perché. Pensavo che avessi toccato il fondo un anno delle Mox. Ma a quanto pare sei caduta ancora più in basso. In qualche modo riesci sempre a deludere le mie aspettative. Judy ha una proposta per il Clouds. Però è patata questa, eh. Vuoi tornare indietro? Va bene. Sai che ho sempre apprezzato le tue capacità. Solo non capisco perché tu abbia trascinato qui questa mina vagante. Smetti di trattare che... le doll come carne da macello. Bello sto specchio. Ci stiamo andando. Sono così le missioni. 10 minuti di dialogo. Molto spesso non si combina un cazzo. Le uniche missioni dove si gioca sono gli incarichi. Le secondarie molto spesso sono chiacchiere. Ma quella di prima con la Brain Dance, porca puttana che palle. Pensa, potevamo farci una nuotata stamattina. Una nuotata. Farebbe bene distrarti. Farebbe bene anche. Dai, andiamo a nuotare, vediamo l'acqua. È stato proprio per distrarci. Ho un'idea che mi frulla in testa. Ah, questa è la missione del... L'unica missione sott'acqua, a quanto pare. Non so che succederà. Senti che sta tranquilla. Ah,
Vai Judy! Vai Judy! Judy, per favore, fallo tu che io sono segnalato! No Judy, chiudi! No, anch'io voglio andarmene, Judy! No, non da casa! Io non muoio, c'è una granata! C'ha quella puttana, manni! Disperdi, dai! Vai, vado alla puttana, apri un dialogo! Questa con quella lì, vai, parlaci! No, questa mi vuole male! Mi si è spannato uno, ho fatto un critico. Ma senti, ma siete uccisi tutti? Continua ad arrivare, sei in cyberpunk. Le tue azioni sono illegali. No, le mie azioni non sono illegali. È uno dei problemi più grandi di Cyberpunk, lo spawn. Sì, ma se non riesco a sorpassare, cioè quando sto ad entrare ai condomini comunque non si può fare niente per evitare questa situazione. A meno che non trovi un negozio, ma di solito il negoziante se ne scappa. No, i negozi che sono all'interno. Madonna! Vabbè, esci dai. Esci, ma adesso giù di truppe, cammina piano. Oh! Se funziona, incolpa le popolazioni quanto vuoi, ma in fin dei conti la cosa dice più di noi che di loro. 5. Le tette sono affari. Le tette sono affari. Judy, però non ti puoi attaccare le cose ogni 2x3, eh? Oh, ma fuma pure, madonna, che due coglioni. Dobbiamo tornare da Michael con qualcuno. Che si fa, oh? Porca puttana, ringrazia che sei caruccia, sennò le granate che te li tirate in faccia fino a mo. Siamo ancora fatti. Tira due granate, vai. Questa sera. Guarda come ce l'ha. Fa qualcosa, Bi! Qui mi ammazzano! Fa qualcosa, Bi, qui mi ammazzano! No, troppa gente. Vai via, vai via. Dai, Judy! Allora pure tu, eh. Scoppiata. 4, ci vediamo al prossimo gameplay. Perché? Perché sei morto. No.